sagrato prima di Venezia Giulia. Ben ritrovati qui sul nuovo episodio del Bold Online, signori. Pazzesco. Oggi andremo a fare il bracket dei playoff, signori. Che emozione, no? Non è importante, questo. Miga cazzata. Mi sento ancora con un peso addosso. Ce l'avete chiesto in tantissimi, ragazzi, nell'ultimo video, quindi oggi partiremo carichi con questo bracket. Però, prima, vorrei giusto dare come due... Come antecedente. Vorrei dare due parole sul ritiro di Kobe Bryant. Dire due parole. Dare. Io le vorrei dare, cendere così, ecco, tiriamo fuori gli allegati. Tutto. Dove sono gli allegati? Qua. L'altro è di qua. Io l'ho usata per fare allenamento, quindi la mia è sporca, quindi ce l'abbiamo. L'allegato è qua. Ok. Cosa vogliamo dire? Niente, grazie. Grazie, ok. Io vorrei dire solo una cosa, che secondo me è stata la partita, come ho già detto loro, la partita perfetta per Kobe Bryant. Cioè perfetta. L'ultima partita lui deve fare 60 punti e pur di fare 60 punti tira 50 volte. Beh. Così. I suoi tifosi possono dire che forte, 37 anni, fa 60 punti. E quelli che lo odiano possono dire grazie al cazzo, con 50 tiri, buoni tutti. No, io ero lì sul divano, lacrimuccia, lacrimuccia. Vabbè ragazzi, ci sta. Commovente come parte. Detto ciò, chiudiamo questa parentesi. Questa digressione. Esatto, e cominciamo. No, non si chiude. È una ferita aperta. Sì, continuerà sempre. Ok, vabbè. Mancherà. Cominciamo con il bracket. Cominciamo con il bracket del Trevor. Mm-hmm. Allora, le posizioni sono sempre quelle, no? Sapete, lo vedrete in sovraimpressione sicuramente. Appare adesso, vuol dire. Vai, fallo apparire. Lancialo così. Ok. Dai, vai. Primo turno partendo da Western Conference. Golden State in 4 partite manda a casa Harden e compagni e ciao. Così non gli dai proprio neanche 4-0. La possibilità. Sweep. Clippers, Portland, Trail Blazers. È molto difficile, devo dire. E quindi andrei con i Clippers in 6 gare. 6. Ah, dai. Poi Thunder, Mavs. Bella questa serie. Questa qua mi spuzza di upset, così di... Dici? Sì, prima o poi deve capitare qualcosa di diverso nel primo turno. Quindi tu vuoi dirmi Dallas Mavericks. Quindi Dallas Mavericks in 6 partite. Ci sta. Boh, è il derby texano dopo. E dopo il derby texano. Dopo il derby texano, qui Spurs che mandano a casa 4-0. Sì, anche senza problemi. Adesso, primo turno. Andiamo a est è un po' più difficile. Andiamo a est. Cleveland, Detroit, passa Cleveland. Non facile. Forse Detroit gli porta via una partita, dai. Quindi in 5 gare. Atlanta Boston, assai dura. Questa è qua cosa. Dico che visto il momento, come sono arrivati a questi playoff, vado con gli Atlanta Hawks. Passa Atlanta in 7 partite. 7 partite, ok. L'unica serie che va a gara 7 in questo primo turno. Miami passa con Charlotte. Toronto Indiana, vedo Toronto in semifinale contro Miami. Indiana a casa in 5 partite. Adesso prima semifinale di conference Golden State, Los Angeles. Metto Golden State facile. Facile dici? Sì. Ah. Secondo me, se non in 4 partite, in 5 partite. Adesso derby texano, ahimè, passano gli Spurs. L'anno scorso non sono andati a gara 7. Passa San Antonio in 5 partite. In 5? Ci potrebbe stare in realtà. Dall'altra parte, Cleveland-Atlanta la vedo assai dura per Cleveland, ma secondo me passano in 6 partite. In 6, ok, quindi finale di conference. Miami-Toronto, serie ancora più dura da decifrare. I favoriti in questo caso sarebbero i Toronto Raptors, perché sono secondi, comunque sì. Però mai sottovalutare l'esperienza dei vecchietti di Miami. E quindi vado con Miami. Sì, grande. Vado con Miami. Adesso Golden State, San Antonio. Tutti dicono sì, San Antonio li batte i playoff, eccetera. Anch'io lo credo, quindi vado con San Antonio che arriva in finale. Sì, anch'io. Se vuole essere sfatta. No, che va in finale in 6 partite. È Cleveland, Miami, con LeBron che butta fuori i suoi ex compagni e quindi passeranno in 5 partite, dai. 5 solo? Sì, dai. 5 e poi tra queste due finale NBA, San Antonio
Antonio Cleveland in 6 partite. Ah, ok. Quindi dice che LeBron non riesce a vincere neanche quest'anno il titolo. No. Allora, primo turno della Western Conference. Boh, allora, Golden State, Rockets, direi Golden State in 5. Addirittura una. Sì, dico una che la portano a casa, tipo la quarta. Tipo tra 60 punti di Harden e 40 rimbalzi di Howard. Harden farà una partita da 40-50 punti e una la porteranno a casa, secondo me. Clippers Portland è una serie bella, secondo me. Sai già cosa metterai tu? Passeranno i Clippers 4-3, quindi in 7 gare. Parte sotto del tabellone, andiamo Thunder Mavericks. Allora, questa è una bella serie, però secondo me l'atletismo e la prestanza fisica dei Thunder battono l'esperienza dei Mavericks, a differenza dei Mavericks. Ma i Mavericks sono la bestia nera dei Thunder, ricordo. Ho capito, però io dico così. Però non hanno Chandler Parsons. Passano, ma con un po' di difficoltà, e Spurs in 4, proprio così, ridendo e scherzando in ciabatte. Passeggiando. Passiamo alla Eastern Conference con primo turno di Cleveland 4-0, secondo me proprio senza neanche problemi. Ah, neanche una, no, una gara tipo male. Mangia in testa Kevin Love. Niente? No. Allora, hanno il fattore campo gli Hawks, però io butto lì i Celtics in 7 gare. Tornano Nate Robinson e Big Baby, allora sì. Sì, all'ultimo, così. Poi, allora, Miami Charlotte, io faccio il ragionamento che ha fatto lui, cioè Charlotte ha fatto una buona stagione, ma non vedo... Cioè, Kemba Walker è forte, però i playoff secondo me... Non è un giocatore da playoff. Io vedo Miami in 5 gare, proprio così. E Toronto Pacers, vedo Toronto in 6. Perché i Pacers sono bene, ma insomma... Bene, ma non benissimo. Esattamente. Semifinale di conference. Golden State Clippers, Golden State in 6. Ehi! Wow, ha perso 9 partite in tutto l'anno, perdono 3 in 5 giorni. Perdono 3 in 5 giorni, non c'è problemi. Sì. Golden State in 6. Sono stanchi. Thunder Spurs, allora hanno il vantaggio del campo i Spurs, no? Sì. Ok, quindi io dico Spurs in 6. Con Duncan direttamente dalla fonte di Cucù contro Serling. Allora, stavo dicendo, quindi Spurs in 6, perché comunque li metteranno in difficoltà, ma passeranno gli Spurs. Poi andiamo a Est, semifinale di conference, Cleveland Boston, una bellissima serie. E direi Cleveland, però abbastanza così comodo, o in 5 o in 6. È un colpaccio di Boston, nah. con LeBron che se ne va da Cleveland come nel 2000. Mettiamola in 5, dai, ok. Poi altra semifinale di conference, Toronto Miami. Io qua metto Toronto, sinceramente, perché secondo me, boh, dai, potrebbe essere l'anno giusto. In 6 le metto. Dai, fammi vedere le cose. Toronto in 6. Quindi, finale di conference, San Antonio, Golden State, io seguo il parere del Trevor e metto San Antonio Spurs, perché comunque, secondo me, Golden State sono stanchi, sono un po' stanchetti, quindi arriveranno un po' così tirati. E questa è la vera finale NBA. Sì, esatto, esattamente, perché anche quest'anno io a Est metto Cleveland. Tutti parlano di Golden State del 73-9, di Spurs che non hanno mai perso in casa, di Kobe che si ritira. E dici che Cleveland... E LeBron non si è mai cagato nessuno quest'anno. Nella mia finale NBA, quindi San Antonio, Cleveland, io metterei San Antonio, però vorrei dare in 7 gare. Così, una finale NBA a 7 gare sarebbe molto bello. Quindi io dico come hai messo tu, no? San Antonio Spurs vincenti di questo titolo, con Duncan e Ginobili che si ritirano, belli. Contenti, andiamo a casa. E LeBron che torna a casa piangendo anche quest'anno. Allora, cominciamo con andare ad analizzare il bracket di quest'oggi. Adesso è giusto Rockets. Te la butto lì, Golden State Warriors, giusto Rockets. Passa Golden State. Allora, Clippers Portland, secondo me passerà il Clippers in 6 gare, ma dico che passeranno i Clippers solo perché mi hanno un po' convinto l'anno scorso quando sono riusciti a buttare fuori Spurs. Sì. Cioè comunque una panchina corta, i Clippers Miles sono... Miles Leonard, se non so se vi ricordate, Miles Leonard. Però Clippers ha comunque una panchina più lunga. Ha la panchina da playoff comunque. Eh beh, sì. Ok, sì, Dallas. L'atletismo e la fisicità dei OKC Thunder batterà Dallas, anche perché Durant quanti anni è che non... Spurs passeranno facile in 4 gare, anche perché ormai non c'è più nessuno a me. Andiamo nella Eastern Conference. Eastern Conference.
Cleveland Pistons passeranno Cleveland in 6 gare. E 6? In 6 gare perché Reggie Jackson e KCP ha già giocato i playoff. E secondo me sa cosa vuol dire giocare i playoff. Cioè, non so come dire, ma Cleveland Faldello è la squadra peggiore da affrontare secondo me al primo turno perché non hanno lunghi. Atlanta, Boston, vado anch'io Boston e vado in 7 gare come l'ultima volta. Saranno sotto 3-2 anche. Sì, remontata. Saranno sotto 3-2 e Celtic Pride verrà fuori in quel momento lì. Bravo. Okay. Ma Mastro Donna Cimiento ci abbiamo qua. Miami Hornets, vado con Miami. In? 5 partite vado. 5 Toronto, Indiana. Toronto vincerà in 5 partite. Indiana secondo me è una squadra... Anche loro hanno Paul George, basta. Farà una in cui Paul George giocherà da Dio. Tra 40 e vinceranno una. Vinceranno una, sì, massimo forse 2. 5-6 gare. 5-6 gare, ma. Ok, ok, ok. Semifinale di conference. Semifinale di conference. Golden State, Clippers. Sarà Golden State, secondo me, in 5 partite. In 5, ok. Sì, però secondo me Golden State è fine finale. Troppo forte. Sì, no, ci arriva, sì, sicuro. E OKC Spurs, io dico Spurs, in 7 partite. Quindi gara 7 la cispicarina. E poi arrivano stanchi all'appuntamento in finale di conference. Sì, però dopo a finale secondo me passeranno in 6 partite. Quindi anche tu dici di Spurs, sì. E vediamo quindi Spurs in finale a Ovest. Ok. Dall'altra parte abbiamo lasciato Cleveland contro i Boston Celtics. E passerà Cleveland in 5 partite. Così, easy. Non gli dai una chance a Boston? In 4? Secondo me no. Miami-Toronto, passerà Miami gara 7 vincendo Toronto con un canestro di Wade decisivo. Non so se è sul buzzer beater, ma decisivo. Vabbè. Cleveland-Miami. Io vorrei qua metterlo, se vorrei metterlo. Dai, anche ho pensato prima. Se voi mai doveste riguardare questo video direi Cleveland. Però, secondo me vogliamo fare un po' così diversi. Andiamo con Miami. Facciamo una roba un po' diversa. Che passerà in gara 7. Questa è spettacolare. Che gioca Miami, playoff. E arriverà Copadi. Accoppadi. E quindi perderanno. Vinceranno 2 partite. L'ultima di cuore, giusto così, sul 3-1. Io direi una. E poi non ce la fanno quindi, più. Quindi San Antonio Spurs. San Antonio Spurs saranno i campioni NBA 2016-2017. Allora ragazzi, come avete potuto vedere, per tutti noi tre, che non è italiano, però vabbè, vinceranno il San Antonio Spurs il titolo. Ovviamente, visto che abbiamo detto tutti e tre, non succederà sicuramente al 100%. Adesso voglio che nei commenti ci dite voi quale sarà il primo turno con Memphis 4-0. Sì, quello sì. Così. Nei commenti ci dite, secondo voi, cosa abbiamo sbagliato, cosa mettereste voi, cosa ne pensate, tutto quello che volete. Cosa abbiamo sbagliato? Niente. Bravo. Comunque avete visto che più o meno i bracket sono gli stessi circa. Cambiano un po' ovviamente il numero delle partite. Lui ha voluto così azzardare con i Miami Heat. Ma in realtà secondo me vincerà Cleveland. Se può succedere tante cose. No, secondo me se non si fanno male, se si fanno male arrivano in finale, probabilmente vincono. Se invece non si fanno male perderanno. Ah, è il contrario. Non capivo infatti, ok. Esatto, è il contrario. Allora ragazzi, per questo video può essere tutto. Noi speriamo vi sia piaciuto. Torneremo la prossima settimana a rispondere alle domande, quindi se volete farci delle domande lasciatele nei commenti. Comunque ci avete chiesto in tantissimi di fare questa cosa, quindi abbiamo approfittato, visto che uscendo di lunedì, ieri sono cominciati i playoff. Abbiamo approfittato oggi in questa giornata fantastica. Quindi ragazzi, speriamo il video vi sia piaciuto. Lasciate un commento, iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto. Ci rivediamo il prossimo lunedì con Bold Online e domani con un nuovo video. Bella! Ciao! Bella.